and gentlemen, dalla stanza ovale della White House in Washington, va ora in onda One Totally New Amazing, puntata del Renzi alla Casa Bianca Show. Buonasera. Cosa fa lì? No, cosa fa? Good evening, sir. Ma guardi, I am the new president of United States of America. No. Do you have a pizza for season? Ma non può ordinare la pizza alla Casa Bianca. Season. Or four formaggi. Hai quattro formaggi. Come si dice formaggi? Cheese. No, cheese è per i selfie, no? Ma come no, si dice? No. Do you know? I like a typical formaggi. Cosa sta facendo? Do you know that formaggi? Cosa sta facendo? Cosa that is made in little country very near to Vicenza. Ma cosa sta dicendo? Cosa fa? Sto spiegando al tipo il formaggio che ma ci non voglio può, tra l'altro, non può farlo. Non deve. You take highway A4 in direction Venice. Prende l'autostrada 4. You go east Vicenza. Esce a east Vicenza. Esce a Vicenza e chiede cosa? Asiago. Vabbè, ma guarda. Asiago. Don't forget it that I am the new president. Non è il new president dell'America. Salve, buonasera a tutti. Posso offrirvi qualcosa? No. Dal frigo bar? Un whisky, no, un gin? No. Un po' di guerra fredda? Guardi che non... Scusi, presidente Renzi, non può stare lì. Quella è la stanza del presidente degli Stati Uniti. Signori miei, io ho già provato, sì, che se voglio il posto di qualcuno me lo riprendo. Infatti ho già imparato a dire perfettamente Barack stai seren. Ma che Barack stai seren? Guardi che... Io e gli americani siamo uguali. Ah sì? Sì, sì. Loro hanno sterminato i pelle rossa, io le bandiere rosse. Ah, la minoranza del PD non vi sembra una riserva indiana? Sì, però guardi che non può stare. Comunque oggi ho invitato ufficialmente Obama all'Expo. Ah. Infatti è stato recentemente nel deserto della Valle della Morte. Quindi ai crepacci e luoghi inospitali ormai abituato. Ho capito, senti. No, metta giù i piedi da lì, non può. Quanto è formale, che noia. Ma guardi che se la trovano passa un guaio, Renzi, non è... Lei non può stare lì. Scusi, Cedino, io ho appena parlato con l'uomo che ha incarnato il sogno americano. E qual è? Incontrare me. No, non è vero, non è quello il sogno americano. Ha ragione, il vero motivo per cui ho incontrato Obama è che mi doveva illustrare dov'è il contatore, come si attiva la lavatrice, fare i doppioni delle chiavi del garage. Ma no. Insomma, mi ha chiesto se per cortesia mando avanti questa Barack. Guardi che non credo. Tra l'altro lei non potrà mai andare alla Casa Bianca. Se lo tocca dalla testa ci andrà Hillary Clinton. Su questo sono d'accordo. Una donna alla Casa Bianca ci vuole. Ecco. Se Hillary vuole venire un paio di volte alla settimana per pulire le bandiere. No, ma guardi... Anzi, fammi controllare un attimo. Ma stai esagerando. Monica! No, la prego. No, volevo vedere se era ancora lì. Non vorrei creare imbarazzi. La prego. Non... Lei non può. Ehi, presidente. È il premier italiano. Non può fare... Non tocchi niente. Cosa? Questo non tocchi niente. Questo no. Ma lasci stare. Questo cos'è? No, ma non è un gioco, cos'è, lasci questo? Stare. Sono documenti top secret. Ustica. P2, che palle. Sì. Ma come che Caso Moro. Ah, ha trovato la soluzione al caso Moro. Signori miei, se gli Stati Uniti tenevano sotto controllo Federica Moro, la memorabile interprete di Yuppies con Jerry Calabria, hanno avuto le loro buone ragioni. Ma non è quello. Chi sono io per giudicare? Ma non è quello. Allora, lei non può. Cosa fa? La prego, non può fare così. No, tolga i piedi da lì. Li tolga. Ma mi dovrò abituare per quando sarò eletto. Ma Dio. Non sarà eletto lì. Mi dovrei pure abituare ad essere eletto in generale. Sì, però non può mettersi così a suo agio. Vabbè che ha visto Obama, ma non tocchi. Cosa fa? Non potete immaginare cosa ho scoperto. Ecco, cosa ha scoperto? Segreti industriali? No, gli asciugamani di Obama. Ma lasci stare gli asciugamani. Non... C'è il logo della Casa Bianca. Vabbè, sì, sono... Sono originali. Sì. Non li vendono mica nei negozi. Ho capito, ma... No, io quasi... No. Ma non uno, faccia... uno, no, dai. Non si rubi. Non si accorgono. Ma non può rubare gli asciugamani. Ma dai. Ma non faccia l'italiano. Il mio governo ha le mani pulite. Se ti pulisci con le mani dovrai pure asciugartene, no? Senta, no, invece posso fare una domanda sull'Italia? Perché a proposito di giustizia, Raffaella Paita, la candidata del PD in Liguria, è indagata. Ho capito, ma lei crede che dovrebbe fare un passo indietro? Ora, mi scusi. Io sono qui nell'ufficio dell'uomo più potente del mondo per parlare di piccolezze come la Liguria che mi fa piangere il cuore. È tempo sprecato, come essere a Disneyland e fare solo l'altalena. Sì, io lo voglio dire. Ho capito, ma tanto lei deve tornare qua. E cosa c'è? Cosa ha visto? Oddio. Cosa c'è? Michelle.
Ecco, sì, non la tocca. No, 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 quella è sua moglie, è la moglie di Obama, non la tocca. Per favore, siccome Barack, già che c'era, mi ha chiesto se potevo occuparmi un po' anche di lei. Ma cosa di? Ma lasci stare, si sta montando la... ecco, ma bellissima donna... che ci posso fare se lei già mi ama? Ma non dica stupidaggini. Ma perché? Non staremo bene insieme? No. La First Lady e lo sbruffon. Ma cosa dici? Sembro stupido. Sì, guardi, sì. Io sogno, vero? Sogno. Cosa sogna? Sogno quella cosa sconvolgente che l'amore sta cadendo tra noi. E sta casetta bianca sembra fatta su misura proprio per noi due. La pelle è l'italiano un po' cialtrone che a guardarlo sembra stupido. Poi con le parole ti ubriaca e diventi tu lo stupido. Se ne faremo una ragione, se Barack Agnese piangeranno un po'. Ma siamo noi la coppia del futuro, il frullo Michel e lo sbruffo. E nello studio vale come giovani. Anche un po' la CIA che fa la guardia, l'FBI che ci protegge, il solletico no. Stavolta capiranno tutti che è più finché non rosicheranno più. Io presidente, tu la mia First Lady, comandiamo dal polo a Timbuktu. La Casa Bianca, questo schianto di signore, questo golden boy, che mentre fai l'amore schiacci un tasto e di Marines invadono il Perù. Oh oh, I love you. Bel sogno, eh? È un sogno. I love you. Guardi un po'. Wake up. What are you doing here? Stand up. Stand up. No, può fare lo spelling, per favore. Stand up. Voglio che se ne vada. Io sono il futuro presidente. Come on. Ti do tanto euro un busta paga. Yeah. Ti faccio avere il contratto a tempo indeterminato. Cittadini, cittadine, imprenditori, iscrivetevi al grande partito. Per ogni tessera una riforma in omaggio, perché ragazzi, non è che se a Brunetta ci metti 4 rotelline diventa un trolley, eh? Pierluigi? Sì, cosa c'è, Cuperlo, dimmi. Perché? Non ci riprendiamo il partito? Sarebbe meraviglioso, come si fa però? Io ho un'idea. Ah sì, spiegamela. Cosa? La tua idea, no? Ah sì. Noi convochiamo i gruppi parlamentari. Sì. Poi occupiamo i circoli e conquistiamo le segreterie regionali. Sì. Poi facciamo commissariare le federazioni. Sì. E poi chiediamo un congresso anticipato. Ma è un'idea magnifica. Chiamo subito la Bindi e ce lo dico. No, meglio di no. Perché? La Bindi dice che ha paura. Se ci scappano poi... Allora chiamo Speranza, ce lo dico a lui, no? Meglio di no. Ma neanche Speranza? Speranza paura anche lui, dice che non ci sta per disciplina del partito. Allora ci telefona da Torre. Oh no, da Torre no, paura anche lui. Ma anche da Torre? Se ci scappano, ci mandano a cucinare le alghe e le fessime dell'unità. Oh, e allora chi lo dico io? Perché non lo dici a me, Pierluigi? Spieghiamo il tuo piano per riprenderci il nostro partito. Va bene. Senti, il mio piano. Noi convochiamo i gruppi parlamentari. Sì. Poi occupiamo i circoli, conquistiamo le segreterie regionali. Sì. Poi facciamo commissariare le federazioni e poi chiediamo un congresso anticipato. Che idea geniale! E se ci scoprono?
Dio, ho paura, Pierluigi. Ho tanta paura. C'ho paura anch'io, porca boia. Che cosa facciamo ora? Io chiuderei con una metafora delle mie che va sempre bene. Oh sì, sentiamola. Non è che la talpa è cieca perché ci fa le pippe, eh? Scusate, era un vecchio documento. No, ragazzi, pensare che Cooper e Bersani comunque al momento in questo paese sono l'unica opposizione rimasta a Renzi. Gli altri, quelli dell'opposizione vera, no, tipo Grillo, Berlusconi, Salvini, cosa stanno facendo? Vabbè, Salvini è giustificato perché Salvini in questo periodo, come dire, non ha tempo per Renzi, è concentrato in una battaglia molto più importante e se vince questa per la Lega è fatta. Matteo Salvini attacca Gianni Morandi. Cioè proprio lui sta tantissimo sui coglioni Gianni Morandi, cioè non si capisce. È da una settimana che Salvini non fa altro che inveire contro questo povero Gianni Morandi, solo perché Morandi ha osato difendere i migranti dopo la tragedia del barcone affondato. E lui subito: vi do solo un dato. Sapete quanta gente si è fatta mandare dalla mamma a prendere il latte? Ve lo dico io, zero, oh, nisba, picche, nada. Uno su mille ce la fa, va bene, ci sto dentro. Ma quell'uno è forse padano? No, non credo. Il signor Morandi andava a 100 all'ora per trovare la bimba rom. Liberissimo, liberissimo. Banane e lamponi sono forse del nostro territorio? Non credo proprio. Se Gianni Morandi avesse il cuore alle nostre tradizioni, canterebbe la canzone Polenta e Cassela. L'ha mai fatto? Non mi risulta. Morandi di Ghisa. E mentre Salvini se la prende con la musica leggera, c'è un altro grande paroliere che non sta facendo opposizione a Renzi, non lo fate vedere, eccolo qua, The Wolf of Bryant Street. Anche lui tempo per Renzi non ne ha tanto, ora sta combattendo una battaglia molto più importante per le sorti del nostro paese, sta facendo opposizione all'ex moglie. Divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, non c'è accordo sull'assegno, il cavaliere: mi restano 10-15 anni di vita. Stanno litigando sugli assegni di mantenimento, lei gli ha chiesto assegni per i prossimi 30 anni, lui sta cercando di accorciarsi la vita per pagare di meno. Comunque, anche 10-15 anni, no, dicevo anche di... Dicevo che anche 10-15 anni sono tanti, la prima volta per sfinirci ce ne ha messi 20, ma adesso ha molta più esperienza, cazzo, in 10-15 anni bastano e avanzano. Dunque, il problema è se glielo lasciano fare, però, no, perché anche fra i suoi tira una brutta aria. L'Huffington Post cos'è che dice? Forza Italia, Dennis Verdini urla in faccia a Silvio Berlusconi: ormai il numero uno è Renzi. Povero Berlusconi, guarda che tra Veronica in una casa, la Pascale con Dudù nell'altra, Verdini al lavoro, quest'uomo qua si diverte solo in taxi, guarda che... Comunque Verdini ha ragione, Renzi ormai è il numero uno, assolutamente. A destra lo acclamano e a sinistra ha polverizzato tutti. Tolti Cooper e Bersani, tutti gli altri leader storici della sinistra si stanno rifacendo un'altra vita. Massimo D'Alema, quando non compare nelle intercettazioni, vende vino. Enrico Letta si vuole dimettere da parlamentare e andare a vivere a Parigi, come Carla Bruni. L'unica possibilità che ha di rientrare nel giro ormai è sposarsi un presidente francese, e non è messo male. Non è messo male. Prodi scrive libri però piano, li scrivo piano, una lettera al mese, prima a matita, poi la ricalco. Se mi portate la parrucca. Invece Veltroni addirittura si è messo a fare il regista. Fate un applauso alla Patrizia. Un applauso cogliamo per ringraziare tutto il reparto trucco e parrucco.
amici cari, pacatamente, serenamente, non si pensi che io non sappia girare un film di 2 ore solo perché la mia carriera politica è stata un cortometraggio. Vedete, amici, io posso essere Togliatti, ma anche Fellini e, perché no, anche Neri, Parenti, ma anche Filmini per matrimoni, cresime, comunioni. Siamo disponibili a tutto, vedete, pacatamente, serenamente. Posso dire motore, ma anche shock, ma anche stop. L'unica cosa che non posso dire è azione. Quella no, pacatamente, azione, non mi è mai venuta. Grazie. Madre Superiora, ma davvero oggi viene il presidente Mattarella a trovarci? Sì, sorella, deve raccontarci il suo viaggio in Germania, ma è in ritardo. No, veramente... Madre, sono, ma il presidente qui... è sempre in ritardo. Sono qui. Certe sono volte qui. Lui non arriva neanche. Dice che viene a trovarci, ma poi no, ma... non viene mai. Sono qui. No, sono sempre venuto, eravate voi che non mi vedevate. Strano però che oggi sia così in ritardo. Provo a segnalare meglio la mia presenza. Sono qui. Sono qui, sorelle. Aspettate, aspettate. Mi è sembrato di sentire un rumore. Vai che ci sia un... Ah, no, niente, non c'è. Azzardo un avvertimento acustico. Ma perché ci fa aspettare così tanto con tutto quello che ci deve raccontare? Niente, non mi si nota. Beh, sorelle, forse a questo punto non viene più. Torniamo a pregare? Signore, ti prego, aiutami tu, signore. Andiamo. Grazie, signore. Eccolo. Grazie. Eccolo. Presidente, ma è molto che è qui. No, sono appena arrivato. Ma che gioia vederla, presidente. Grazie a Dio è qui. Sì, anche grazie alla scenografia che mi ha dato il dito. Ma ci racconti, presidente, com'è andato il suo primo viaggio all'estero? È stato bellissimo. Non ero mai stato nella stiva di un aereo. Come nella stiva, presidente? Al momento del check-in mi hanno confuso col bagaglio. Mi hanno messo questa faccetta al polso, mi hanno pesato e poi mi hanno caricato su un rullo in mezzo a decine di altri bagagli. Io ero l'unico senza ruote. Ho parlato con un trolley della Samsonite fino a Berlino. E com'è Berlino, presidente? E che ne so, il tragitto all'aeroporto all'hotel l'ho fatto nel bagagliaio. Però la camera d'albergo era bellissima, solo che dopo 5 minuti sono entrate delle persone che si sono fatte la doccia e sono messe a dormire. Ma perché? Quelli dell'hotel non si erano accorti che ero arrivato e avevano venduto la stanza a una famiglia di Francoforte. Io, per non disturbare, ho alloggiato dentro il frigobar. Ma povero presidente. No, ci sono abituato. Sono talmente poco notato che spesso anche la mia ombra si dimentica di seguirmi. Ieri, la mia ombra, per esempio, mentre era alla conferenza stampa, lei era al cinema a vedere Birdman. Sono talmente poco notato che d'estate posso leggere con la luce accesa, le finestre aperte, tanto le zanzare non mi pungono. Da bambino era Babbo Natale che non credeva che io esistessi. Oh, presidente, chissà che fatica incontrare tutte quelle persone, lei che è così schivo. Magari fossi solo schivo, forse per me vivrei, sai dove? In un ripostiglio delle scope dell'ufficio del catasto di Atlantide. Però ora sono presidente, sto migliorando, ho preso coraggio, mi sto aprendo. Per esempio, ho già preparato il discorso che farò a Capodanno agli italiani. Lo volete sentire? Sì! Sì, scusate, care italiane, cari italiani, stop. Io sto bene così e spero di voi, stop. Dai che ce la facciamo, stop. Se ci sono novità mi faccio vivo io. Stop! Sì, c'è ancora qualche barocchismo da limare, ma tanto mancano ancora 9 mesi. Presidente, mi permetta, ma lei deve trovare più coraggio. Presidente, sì. Si lasci andare. Sì. Si apra al prossimo. Sì. Si sciolga. E sorrida di più. Impossibile. Anche dal dentista tengo sempre le labbra chiuse. Per curarmi le carie devono passare dal naso. Sapete qual è la novità? Sapete qual è la novità?
One, two, three, four. Ehi, sorelle! Sì, presidente, che c'è? Beh, forse non dovevo fare il presidente della Repubblica. Nessuno mi nota. Non si deve scoraggiare. La fate facile voi. Quando devo fare una conferenza stampa, mi sudano talmente le mani che sul podio, al posto dei fogli, c'ho il deumidificatore. Non si butti giù così. Canti insieme a noi. Sì, cantiamo. Sergio, dai, non ti crucciare se non sei notato. Peccato. Voi sorelle lo vedete dove si è cacciato. Son qui. È là. Non ti notano, ma tu non ci devi far caso. Quel presidente, oh, un sottovaso. È per questa trasparenza, sai che poi ti han votato. Vado io. Anche da bambino a me non mi hanno mai notato. Notato. Una volta nascondino mi han dimenticato. Peccato. E mi han cercato con i cani, mi han trovato l'indomani eppure dallassù. Qualcuno ti ha raccomandato. Sì. È la mano di prima, sì, sì. Se tu ti appoggi al muro, poi succede che arriva l'imbianchino e pittura che te. Pure corazziere batte i tacchi e fa: dov'è Mattarella? Eppure son qua. Perché non provi un cappotto un po' più colorato? Cioè questo solo blu, questo qua. O un neon con scritto grande capo dello Stato. La puntata scorsa l'ho fatto però. Nessuno ti nota se prendi il tram o guidi in autostrada. Contromano! Ma non buttarti giù, non essere preoccupato. Voi dite, sorelle, me lo giurate? Perché per te Matteo e Silvio hanno litigato. Sì, ma era solo sul metodo. A dirla tutta, Sergio, è che tu sei un miracolato. Me l'ha detto la Merkel paro paro. Buonasera onorevole Razzi, buonasera, sì, sì, ecco. Buonasera onorevole. Meglio che ti metti lì. Sì, sì, ci mettiamo qua, guarda. Amica cara. Sì, sì, no, ma l'ha capito, va bene, non senza minacciare anche camera. È la Marzi. Va bene, no, la io Marzi. Questo non credo. Ecco, appunto, buonasera. No, senta, parliamo di 7:30. No, questo no? Non credo. Come non credo? Ma anche perché di solito mi alzo mezzogiorno, ma anche no, mezzogiorno no. Tre. Sì, vabbè, non poi ora che me l'apro, sono mezzogiorno e quattro, poi via di corsa a mangiare la buvetta del Senato che è gratis. Sì, no, io sì, la buvetta sì, no. È bella, eh. Sì, se mi ricordo che una volta ho preso 700 tramezzini, 500 pizzette per la comunione di mia madre. Sono venuto fuori 3,3 euro. No, vabbè, no, 7,30, guardi, era nel senso del modello per la dichiarazione dei redditi, no? Adesso c'è la versione telematica. No, non credo. Sì, no, no, abbiamo. No, questo non credo. Io sì, penso sì, che è una violazione dei diritti umani, della privacy del cittadino. Ma cosa? I redditi via telepatica. No, non telepatica, telematica. Io penso che i redditi sono come andare al bagno. No, lo sai tu quello che fai, eh? No, ma lasci stare. Se poi no, vuoi scaricare sulla paritoia è questione di custo. No, la prego, io, guarda. Io mi prego. Ricordo. No, 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 ma. Io mi ricordo che una volta stavo in sì, Svizzera da migrante sì, ma e non c'era questa ragazza che sì, sapeva leggere nel pensiero. Ma è impossibile, guardi. No, 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 perché quando l'ho invitata a bere qualcosa sì, da me dietro il cassone della Pecar, ha capito quello che volevo sì, senza che ho detto una parola. Vabbè, ma non è quella. Avevo solo appena uscito il sacripante dalla mutanda, no, ma niente no, no, di più. No, no, vabbè, lasci sta, che immagini. Questo è potere sopra e naturale. Sono immagini bruttissime, no. Io parlavo di tasse. Guardi, le tasse sono importanti, sono il simbolo di un paese civile.
Ah, mi credevo che stavamo parlando dell'Italia. Ma andiamo, guardi, nonostante lei... Allora abbiamo preso un abbaio. Come abbaio, quando capita per errore che butto i calcinacci nel calzonetto di fronte a casa invece che nel calzonetto di quello del vicino. Ma cosa dice? Così che sembra che sono state loro. No, ma guardi, io parlavo proprio dell'Italia. Diamo un messaggio corretto a chi ci ascolta. Le tasse sono fondamentali per i servizi. Io questo non credo. Sì. Io penso che per fortuna i servizi a casa li fa mia moglie. Ma non quelli, no? E che la donna infatti è stata creata dal buon Dio per quello. No. Mentre l'uomo per alzare i piedi quando le passa con lo straccio. Allora, no, guardi, senatore, questa visione, no. Per cortesia, allora, le tasse, senatore, le tasse vanno pagate, no? Le tasse servono per creare scuole, strade, ospedali. No, questo non credo. Sì, no? Cioè... Io penso che se pago una tassa per l'ospedale e poi non lo uso, mi dispiace. Ma cosa... Ma non è che è legato... Io mi ricordo che una volta ho pagato le tasse, un dispetto che mi ha fatto il commercialista. Ah, una volta sola. Il dispetto, vabbè, l'ha detto lei. Sì, sono stato male. Addirittura. Sì, ma ho avuto l'ansia perché che ero per l'ospedale, ma che poi non lo usavo. Ma non è legato a quando allora lo ho buttato mia suocera dalle scale. Ma no. Che mentre rotolava io ce l'ho detto, guarda che non è per colpa, è che il mio commercialista ha fatto pagare tasse. Allora, onorevoli, se tutti ragionassero come lei, non ci sarebbero più neanche le scuole. Ma io questo credo che sia giusto. Come no, no. Io ho visto, anche perché vedo tutta la mattina le mamme che accompagnano i figli a scuola, che si crea traffico. Ma cosa c'entra? Io penso che se elimino le scuole levi pure il problema del traffico. No, ma non è che può... Guarda, anche perché le scuole non servono. No. Se tu devi scrivere viva la figa sulle pareti del bagno, allora lo puoi fare anche da altre parti. Non è che ti serve proprio la scuola. La scuola non serve a quello. Non c'è bisogno di costruire una scuola con i soldi miei. Senatore, guardi, la prego, non dica certe cose. Poi... Scusi, ma riguardo le tasse, lei stesso ha fatto una proposta per detrarre dai redditi le spese della palestra, quindi... No, questo non credo. Sì, no, la guardi. No, io magari intendevo scaricare le spese delle bagasce, invece il cellulare, ma corretto il cellulare. Però ma già palestra è troppo scaricare alto. Anche le spese della palestra è bello. È bello, sì. Tu magari ci dai al commercialista gli scontrini degli anabolizzanti, delle anfetamine, dei bomboni, di estrogeni. No, non si usa. Ma anche che però puoi scaricare la macchina che ti serve per andare in palestra... Le spese di tua moglie. Ma cosa c'è? Che è la scusa che usi per andare in palestra per non stare a casa a scassarti la minchia. No, allora, senta, di solito non ci capiamo, ma io intendevo sapere qualcosa in merito al 7.30 precompilato online, perché le tasse sono importanti. Amico caro, te lo dico da commercialista. No, ma lasci. Calcolando l'imponibile dei ricazzi tua su base annua, considerando l'aliquota relativa dei ricazzi tua dell'anno precedente, il netto a pagare detratta l'IVA dei ricazzi tua, indovina quant'è? Non lo so, ma immagino. Fatti i ricazzi tua, vuoi versare il primo acconto? No, non voglio. Le tasse sono importanti. Che te ne fotte a te del 7.30? È importante. Che te ne fotte ancora... Paghi le tasse tu? Ma certo, me lo vanno pagate. Sì, allora io sono Umberto Eco. Senti, guarda che c'è qualcuno che le paga. Uno stato civile sul 7.30 ci dovrebbe scrivere nuoce gravemente alla salute. No, invece no. Come sui pacchetti di sigarette. No, non è vero, le tasse. Adesso pure il computer ci si mettono quella colpa di quel gay che ha inventato il computer. Bill Gates. Dammi retta. Prendi il nero che hai nascosto a Equitalia. Ma non ho nessun nero, io non ho nero. Sì, bravo, non hai nero. Sì, io sono Maria Teresa di Calcutta. Lasci stare, guardi che esiste. Prendi il nero vai da Obama, che è nero pure lui e tra neri si intende. Ma cosa? No, ma sono due cose diverse. Il nero ti compri un F-35, poi quando vai all'agenzia delle entrate ti chiama per l'F-24, tu ci vai con l'F-35 agli urli, va a vedere il resto e pom pom pom, li radi al suolo la sede di sto cazzo. No, e poi, ora fammi una domanda sugli immigrati di ieri, sono riuscito a farmi dare un euro da un indiano che vendeva le rose. Ma un euro, vabbè. Senatore Razzi, parliamo di immigrazione. Lei crede che l'Europa fino ad oggi si sia sgravata delle proprie responsabilità? No, questo non credo. Non ho manco visto il fiocco fuori dalla porta. Almeno una telefonata. Ma di cosa parla? Che ha sgravato. Ma no, sgravato. No, L'Europa ha avuto un figlio. Ma no. Pensa no. Che neanche io sapevo che era incinta. Ma infatti non... Anche perché è vecchia. Si dice sempre la vecchia Europa. Non ma le pare possibile che l'Europa possa avere una gravidanza? La prego. Ma sai, durante il G8, il G20, che sta lì nel mucchio, che magari hai bevuto. Io mi ricordo una volta in Svizzera che ho provato a fare l'amore di gruppo. Che eravamo tutti là, che ci siamo ubriacati. Bella esperienza. Penso che però era meglio se c'erano le donne. Ma che senta, allora. Senta, guardi. Onorevole. Posso dire, glielo confesso, guardi, onorevole, chiedo
È colpa mia, chiedo venia, chiedo venia. Ah, mi dispiace che non l'ho portata, se lo sapevo. Cosa? La nuvenia, che è buona per le mani. Ma non è la nuvenia. Dopo che hai lavorato per terra per sotterrare le taniche di olio di macchina usata. Ma chi? Anche perché non tutti hanno la fortuna di avere un fiume vicino casa. Ecco, perfetto. Allora, senta, onorevole Razzi, domani sarà il 25 aprile. Una data... Che uomo è? Lo so, ma infatti... No, senta, onorevole Razzi, domani, sì. Ecco, è il 25 aprile, una data molto importante. Ma no? Guarda, questo mi sento ti tirare di sì. Ah, ecco, bravo, meno male. Io penso ti tirare che ogni mese mi commuovo, Come ogni mese, scusi, no? Ogni volta che arriva il 25, che dopo due giorni il 27 che passa lo stipendio, io sento un magogno alla gola dello stomaco. Il magogno, per favore, il 25 aprile è la festa della liberazione. Nel 1945 gli americani hanno liberato l'Italia dal nazismo. Questo io dico con peccato, No, attenzione. Che in Italia succede sempre come è successo a Berlusconi, che non gli si dà il tempo alle persone di fare le cose e poi giudicare. No, guardi, no, non può... Il nazismo ha fatto anche cose belle, no, per esempio c'erano queste camicie nere che sfinavano. No, sfilavano con la L, sfilavano. Anche perché il nero è elegante. Ma io per esempio quando che in cantina do fuoco alle scorie di Eternit vengo fuori che sono tutto nero, di un'eleganza. No, onorevole, allora ascolti, non può ridurre il nazismo a questione di camicie. C'erano pure le SS. No. Ma dai. Questo non credo, ho visto i filmati. Appunto, avrà visto. Sembrano tutte SS, ma perché il nero sfina. Cosa? C'erano anche tante large, extra large, solo che siccome il nero sfina si è portato a dire sono tutte SS. Ma che non sono taglie. Io per esempio porto la XXXX, non so se siamo capiti. No, ho capito, guardi, lasci stare, non ammicchi. Lei non può non sapere cosa sia stato il nazismo, la resistenza. Siamo una democrazia grazie al fatto che la prego. Amico caro, te lo dico da resistenza. No, ma non... Fatte i cazzi, tua. E questo è il fiore del partigiano, morto perché non si faceva le cazzi sua. Perfetto, è riuscita a infilarla. Amico caro, dittatura, democrazia, monarchia, dittatura dell'olio, oligarchia, aristocrazia, aristogatti, sono parole vuote. L'importante è che tu riesci a mangiare tanto. L'unica resistenza che devi fare è quando tua moglie ti dice andiamo a fare la spesa. No, ma quella è un'altra. Quella sì che è una scassatura di minchia, amico caro. Che i tedeschi, appena vedi tua moglie col carrello, devi scappare montagna e non tornare mai più. Ma non è quello. Vuoi un consiglio? Metti il sonnifero nel latte dei tuoi nipoti. Ma perché? Quando addormono, gli fotti l'apparecchio dei denti. Ma se non lo portano, scusi. Corrompi il dentista. Ma no. Glielo fai mettere e poi glielo rubi di notte a loro e tutti gli amichetti loro. Ma perché l'apparecchio? E poi col ferro degli apparecchietti lo fonde e ci fai un ferro da stiro grosso come la provincia di Chieti. Ma cosa ci faccio questo ferro da stiro? Scusa. Ascolta un amico. Sì, no, ma io però. Italiano, l'italiano è stato e sempre sarà fascista dentro, no, amico non è caro. Vero, guardi... E prima o poi le camicie nere tornano, fidati. Ma no, speriamo, e dopo la parata speriamo. Ci sono milioni di camicie nere da stirare. Ma... E chi c'ha il ferro da stiro più grande d'Italia? Vabbè. Tu. No. E no, allora è... ti fai pop 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 pop. No, non canti ti fai la grana. Non canti quella canzone. E ora cantiamo che tutto questo parlare di fascismo mi ha messo di buon umore. Ecco, appunto. E bello, 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 bello. Bello partito al balletto di Michela Muffato, grazie al coro. Minchia che caldo che è. Caldo fa caldo, guarda, mi suda anche il gorgonzola. Oh, capo, c'hai il gorgonzola tu? E per forza, oggi devo stare leggero. Ce l'ho detto a mia moglie, fai le dosi, no? Un terzo di gorgonzola, un terzo di stinco, un terzo di anduia. Che sgrassa l'anduia. Ma infatti, Sono a dieta. E te vedo piaciuto, capo? No, quella non è la dieta, quella è l'ansia. Anzi, sai cosa ti dico? Mangiatelo un po' tu sto panino, che mi sembra chiuso lo stomaco a me. Ma stai ancora pensando al pilone numero 4, ma capo? Ma scusa, capo, se l'ingegnere ci ha detto di farlo così, ma sarà così, no? Quello è uno che ha studiato, mica dici minchiate. Ma come minchia fa a reggere quel pilone così con cuposco ferro che ci abbiamo messo dentro? Quello dura meno della mia digestione, c'è più ferro nel gorgonzola che cazzo quel di cemento. Sto cazzo di Massimo di Ribasso. Ma chi è sto Massimo Ribasso? È un ingegnere anche lui, ne hanno mandato un altro, capo. Yeah.
Ti fa male il caschetto in testa, te. Ti stringe troppo. Massimo Ribasso, e come funzionano le cose in sto cazzo del paese. Ma infatti, capo, ma com'è che funzionano ste cose? Ce lo puoi spiegare, capo? È facile, state a sentire. Praticamente, e non so se avete presente quel pezzo di fica di Belen Rodriguez. Con queste gambe di 6 metri che tu la vedi e pensi, minchia, questa ti ribalta pure la betoniera. No, ma capo, però tu sei sposato. E infatti, perché ho accettato il Massimo Ribasso. Avete capito adesso cos'è? No, io no. Tu hai capito? No, io non ti sto seguendo, capo. A me, per esempio, tua moglie mica mi dispiace. Infatti, ho sbagliato esempio. Allora, voi volete comprare un Apple Car, giusto? Ce l'avete presente l'ape, sì? Sì. È come mia moglie, ma ci sta più roba nel cassone, capito? Sì, allora, l'ape ce l'abbiamo presente. Allora? Ecco. Allora vi fanno vedere tanti modelli, no? Tutti belli. Poi ce n'è uno che ti sembra uguale agli altri, però cazzo, costa 10 volte di meno. Voi quale prendete? Capo, ma a me l'ape non mi serve. Io c'ho un appunto che ci sta tutto. Cioè, se tu tiri la leva dietro, che si abbassano i sedili di dietro, tu ci carichi tutto. È un esempio, è un esempio. No, io mi prendo l'ape che costa di meno, capo. Oh. Se costa meno, mi piglio quella là che costa meno. Ma che colore è l'ape? Ma che cazzo te ne frega, è blu! È il blu come il livido che ti faccio ora! Voi comprate comunque quella che costa di meno, bravi, solo che quella invece che col ferro l'hanno fatta col cartone. Se volete il motore l'ho pagato a parte perché non era nel prezzo base. E per costruirla un operaio come te ci ha perso un dito, perché per risparmiare non ci hanno dato i guanti, hai capito? Adesso la volete ancora quell'ape? Ma quando mai? Non me la prendo più, capo, non esiste proprio. Capo, che poi tanto a me sto blu non è che mi piaceva. Avete capito adesso cos'è il Massimo Ribasso? Una volta non era così. Quando ho iniziato io, le cose si facevano per durare. Le cose si facevano come Dio comanda. Ma Dio quello vero, non il Dio denaro. Il Dio denaro. Cazzo, nel cemento ci mettevi il cemento. Nel ferro ci mettevi il ferro e nel lavoro ci mettevi il cuore. Quando finivi un lavoro ci portavi i figli e ci dicevi, lo vedi questo? L'ha fatto tuo padre. Quando finisco un lavoro adesso ci porto i miei figli e ci dico, vedi, qui non ci passare mai perché l'ha fatto tuo padre. Io so come si devono fare le cose, ma oggi se vuoi lavorare devi fare finta di essertelo dimenticato. Sai, son carpentiere, so far bene il mio mestiere. Lo capisce anche un demente che far le cose bene poi conviene. Basta niente, onestamente. Tu che fai il cemento, mettine tanto e stai contento. Poi vedrai la soddisfazione che avrai, che orgoglio rispondere alla domanda, si è fatto come Dio comanda. Tu che sei l'utente, non dovrai più temere. Paese può migliorare davvero se tutti fanno bene loro di più. Andiamo a casa, dai, che adesso c'è la maratona di Mentana, non me la voglio perdere, dai, andiamo. Bye.
Buonasera e benvenuti alla nuova maratona. Scusi, tutto che mi tiene a creatura. Televisiva. Guardi, scendo un attimo sotto a parcheggio la macchina perché l'ho lasciata in seconda fino a un minuto. Ho la maratona televisiva. Grazie, dottor. Ah, se dovessi piangere, basta che gli canta la canzoncina, ma, è fatta. Che canzoncina? La maratona televisiva. Scusate, amici ascoltatori, un bambino. Evidentemente c'è da spostare la macchina. Noi abbiamo una maratona televisiva sulla notizia che sposterà l'asse che tiene il governo. Infatti è proprio di assi che parliamo, perché il ministro Madia ha ordinato la sostituzione di 12 assi del water della sede del suo ministero. D'altronde si sa che la Madia fa parte del gabinetto di Matteo Renzi. Battutaccia che non ha suscitato ilarità nel pargolo, ma più che altro si sta lamentando, inizia a piangere. Sarchioni, scusa, sei in collegamento? Sì, direttore. Mi puoi dare un aiutino? Cosa posso fare con il bambino che mi piange? No, direttore, ma è suo figlio? Ma no, ma chi ha tempo di fare figli con queste maratone televisive? È che è passata una signora e mi ha messo evidentemente questo bambino in braccio. Ma, direttore, com'è possibile? Com'è possibile, Sarchioni? Ti ricordo che questo non è un TG, è più Narnia. Ma sì, può succedere di tutto, evidentemente. Puoi suggerirmi una canzoncina per farlo smettere, Sarchioni? Che... Direttore, provi con una ninna nanna. A ninna nanna? Eh sì. Tipo ninna nanna, ninna ao. Questo bambino evidentemente a chi lo do? Lo daremo alla Sarchioni, che ce lo toglie dai Ma che è piagna creatura? Ma che gli ha fatto? Ma stavo facendo la maratona, Sarchioni. Vieni tesoro, andiamosene via da storco brutto. Brutto cattivo. Orco sarà lei e sua sorella. Sarchioni, sì. Già che siamo collegati, hai qualche notizia su queste celeberrime tavolette che sta cambiando il ministro Madia? Beh, altro che notizia, direttore. Ho uno scoop in esclusiva. Ah, vai, Sarchioni, vai. Sì, a quanto pare il nostro ministro Madia sì. sta proprio... Scusate, è entrato il signore con impermeabile. Sarchioni! Sarchioni! Avevi detto del ministro Madia... Scusate, la Sarchioni è rimasta evidentemente ipnotizzata. Sarchioni, c'è qualcosa che l'ha colpita, evidentemente qualcosa di grosso. Battuta, naturalmente, in caso del genere. Scusate, torniamo in studio per cortesia, usciamo da questa impasse perché c'è un video della conferenza stampa congiunta della Madia e del ministro Padoan. Vai col filmato, regia. Ah, non c'è il filmato, mi dicono che c'è un'altra cosa che si è inventata la regia. Vedete voi, vai. Dammi i soldi, dammi i soldi. Scusi, signor Paron, scusi. Ecco gli sghei. Non è brutta la cosa che si è inventata la regia. Un'idea, ci sta. L'unica cosa è che in casi come questi, l'unica speranza è che un vulcano dormiente da sotto lo studio si risvegli e ci travolga la lava e i lapilli. Sarebbe un andarsene con dignità, hanno fatto i burattini. Io mi auguro che un po' di dignità sia rimasta a Cerata, che vedo già davanti all'abitazione del ministro Madia. Vai Cerata! Buonasera direttore. Buonasera Cerata, ha coperto la marca e il modello dei sanitari in arrivo al ministero? Sì, direttore, abbiamo scoperto che i sanitari in sì. questione verranno prodotti nella comunità europea, quindi non come si pensava precedentemente. Cerata, scusa, guarda sì? che c'è Barchielli del TG1 che si è preso la scena, ti prego. Direttore, ma questo è bravissimo, eh? Cerata, chi se ne frega, siamo in onda, ci sei tu in onda. Ma io lo guardo sempre, è un mito per me. Ho capito, ho capito, Cerata, ma devi dirgli e di spostarsi. Evidentemente siamo arrivati prima noi. Sì, sì, ma lui il collegamento lo fa molto meglio. Ah, dici che lo fa meglio? È bravissimo, direttore, anzi mi scusi un attimo. Barchielli, mi scusi, possiamo fare un selfie? Per piacere, siamo colleghi.
Scusate, si fa un selfie con Barchielli, d'altronde rispetto a Barchielli. Ho un'intervista con Putin, se puoi gentilmente, grazie. Direttore, grazie. C'ha Putin. Noi abbiamo le assi del cesso, evidentemente. scusate, io non so più cosa dire. Vabbè, usciamo dal collegamento. Trovati un altro posto, c'era magari dietro i bidoni dell'immondizia. Torniamo, noi siamo come il pesce pagliaccio vicino a un capodoglio rispetto al TG1. Credetemi, il pesce pagliaccio non l'ho scelto a caso. Ma torniamo alla Sarchioni, vediamo se si è ripresa. Sarchioni? Evidentemente la Sarchioni non solo non si è ripresa, ma si è anche formato un piccolo capannello, una folla davanti all'uomo con l'impermeabile. Evidentemente ha qualcosa di interessante sotto l'impermeabile e sarà nostra cura farne evidentemente una maratona televisiva. Grazie, ma torniamo in studio adesso dove tra poco... Bene, iniziamo l'assemblea condominiale. All'ordine del giorno le perdite del balcone della signora Falciani e la sostituzione dei pluviali. Scusate, è partita un'assemblea di condominio, ci sta, io capisco l'urgenza dei pluviali, ma stavo conducendo una maratona... Già, te e le tue maratone fino alle 4 del mattino, vai cerata, diamo la linea alla Sarchioni, è cerata. È quello che entra, è quello che esce, tutte le ore. Qui c'è gente che lavora. Ho capito, teoricamente, naturalmente, starei lavorando anch'io. Almeno si metta le pattine. Allora mettiamo i voti. Chi crede che il dottor Mentana debba fare le maratone in silenzio, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, io non la alzo, ma che dire, cari ascoltatori, la maggioranza ha sempre ragione, quindi non mi resta che dire... Presidente Montezemolo, buonasera. Un attimo. No? Sì, ecco, eccomi. Buonasera, ci sediamo. No, perché... Sì. Buonasera. Buonasera. Ma abbiamo... Sì. Sa cos'è? Che scivolo? Sì, va bene. Lei scivola? Io sì, un po' meno, ma... no, dico, Presidente, abbiamo letto la sua intervista, no? E lei dice che è felice dei successi della Ferrari, quindi possiamo dire nessun rancore con Marchionne, no? Si figuri, se no. Io porto rancore sì. A Sergio Minchionne. Si no, figuri, non c'è no, proprio... no, Marchionne, non Minchionne. No, ma nell'ambiente lo chiamano tutti Minchionne. No, ma lasci stare. Quale rancore? Figuriamoci. Io ho vinto 19 campionati del mondo, sì. Lui va ancora in giro a vendere la Panda. Ecco, si figuri, che così figuriamoci se io ho rancore per Minchionne, che è una persona straordinaria, lo sa? Sì. A parte quella brutta forfora sì. Che gli va sul maglione, vabbè, ma lasci... ecco, è l'alito. No, l'alito un po' forte quando fa la riunione. Guardi, non faccia mai riunioni. No, non le farò, però possiamo andiamo oltre. No? Giusto, andiamo oltre e parliamo di gente vestita bene. Dai. Ecco, vede che però, lo dica, le brucia ancora questa sostituzione con Marchionne un po'? Chi? Perché sembrerebbe... Ma chi? Quello che ha le stesse braghe dei 22 ma anni. Lasci stare Marchionne. Ma se siamo amici, solo perché mi ha buttato in mezzo alla strada, togliendomi il lavoro di una vita, strappandomi il cuore dal petto per così poco. Ma va, bisogna essere sportivi nella vita, anzi lo saluto. Perfetto. Ciao Sergione, mi raccomando, stai attento quando attraversi la strada. No, No, però scusi, c'è da dire una cosa, che da quando è arrivato Marchionne la Ferrari è tornata a vincere. Questa ma infatti, il problema della Ferrari era quel vecchio rincoglionito di Montezemolo. Ma adesso non è quello. Fatto fuori lui, basta, risolto tutto, è così che agisce il potere. Ma che potere? Guardi, c'è molta rabbia, sa? Non solo mia, la percepisco nel paese. Adesso non so, non so se ha visto gli scontri che ci sono stati a Milano. Ma cosa c'entra con quasi lei? Quasi quasi hanno ragione quei ragazzi lì. Chi? I Mont Blanc Bloc. Ma che Mont Blanc? Allora, no, cioè, sta parlando degli scontri con i Black Bloc. Sa che mi ha toccato molto questa vicenda, ma lo lasci dire, ma tutti, ha toccato tutti. Guardi, le racconto, eravamo a Bilbao, la carriera fa ciao ciao, c'eravamo la tutti, fa ciao, io, la Emma, Giorgetto e Gabriel Garco. Gabriel Garco. Ma lei lo sa che Gabriel Garco prima era una persona? Ma lo è ancora adesso, lo è ancora adesso. Lo sa che adesso di lavoro fa il gonfiabile per le feste dei bambini? No, la prego. Non è vero. Che Gabriel Garco è bravissimo. È un grande simbolo dell'Italia. Infatti. E comunque, mentre eravamo lì con Gabriel Garco a capire chi di noi aveva fatto la fine peggiore, ma sentiamo... Vabbè, sì, Giulia, Sofia... No, era proprio Gabriel Garco che perdeva dalla valvola. Ma comunque, basta, ma poverino, subito no. È arrivata Giulia, Sofia, e ha urlato Luca! Dico, cosa c'è Giulia, Sofia? Presto, torniamo a Milano! Sì. I nostri ragazzi hanno fatto una black bloccata!
I vostri ragazzi? Oddio, ho pensato, speriamo che i nostri ragazzi non abbiano sfasciato le vetrine con la Ferrari, che se no mi rovinano il marchio più di Marchionne. Ma speriamo che abbiano usato una Chrysler. No, ma scusi un attimo, sta dicendo quindi che i Black Block erano tutti figli di papà? Cioè... Beh, sicuramente qualcuno era figlio di Giulia Sofia. Ah, il papà non si è mai scoperto, ma sai, in quelle serate cose... malsane in cui si grida ammucchiata! Ma sono cose, cose di Giulia Sofia. Io mi sento di difendere quei ragazzi. No, difenderli no. Ma chi di noi non ha mai sfondato una camera dell'Hilton per gioco? Ma quella è un'altra roba. Sono goliardate per sfondarsi un po'. No, non sono goliardate. A chi non piace sfasciare un po' di cose ogni tanto? Guardi, una volta abbiamo anche sfasciato una barca, ma non l'abbiamo fatto apposta. Si era incastrato l'infradito della Emma nella leva del motore. Ma questi sono aneddoti della Eravamo alla volta di Santorini, due seppiette e quattro vini, e a un certo punto sentiamo un rumore sordo come un stapapuntumpum. Ma presente quel rumore tipico di quando con la poppa sfondi per sbaglio un catamarano, no? No, non ce l'ho presente, ma vabbè. Non ce l'ha presente. Lei non ha mai sfondato un catamarano? Ma no, ma io si immagini... Mi sta dicendo che c'è gente in questo paese che non ha mai sfondato un catamarano? Ma tanta, credo. E il governo non fa niente? Ma cosa deve fare il governo? Bene. Ma scusi... Poi lo si capisce perché la gente scende in piazza e distrugge le vetrine. No, però come è andata a finire com'è poi andata con a finire? La Santorini, che c'era con la tutta la chiglia della nostra Nilde distrutta. La Nilde. Sì, Nilde. Era il nome della nostra barca, Nilde Yacht. Vabbè, cos'è, un omaggio alla grandissima Nilde Iotti, immagino. Chi? Nilde Iotti, dico, la storica presidente della Camera, no? Nilde Iotti. Lei parla di gente che non conosco, una signora che si chiama come una barca, me la ricorderei di sicuro. No, ma guardi che semmai è la barca. Vabbè. Quel giorno poi abbiamo pagato tutto. Ah, avete pagato? Beh, immagino che avrà avuto... Molti danni. Non lo so, ho solo dato la carta colorata. La carta colorata che... Sì, quella che abbiamo tutti, che poi alla fine firmi e risolvi. Ah, la carta di credito. La carta che c'è un signore che la striscia, quello sorride e puoi andare via, no? Sì, lo sappiamo, vabbè. Però ecco, una cosa, no, bisogna dire, non può giustificare gli scontri di Milano, soprattutto, ecco, anche questi ragazzi coi Rolex. Perché, no? Scusi? Uno che ha un Rolex non può protestare, vuole dire che un ragazzo che sfonda le cose non ha diritto di guardare che ore sono? Sì, ma cosa c'entra? A parte, non tutti hanno un Rolex, no? Ma quindi, perché? È una marca Rolex? Ma certo che è una marca. Ma pensa te, io pensavo che Rolex volesse proprio dire orologio. No, è una marca, tra l'altro una marca che costa molto. Giustamente. In che senso, scusi, cosa dice? Ma costa un sacco di soldi il Rolex, ma giustamente perché... Insomma, però, ma mi scusi, perché lei mi sta dicendo che ci sono cose che costano più di altre? Ma è ovvio, ma sì, è ovvio. Ma le cose non si dividono in cose che ho e in cose che non mi piacciono? No, quello è il suo mondo. Mi faccia capire come arriviamo, perché qui però, se no, c'è confusione. E noi non dobbiamo creare confusione. Ma certo. Costa più un tavolo o una casa, mi scusi? Ma costa più una casa, è ovvio. Un ombrello costa più o meno di una Jaguar, su? Ma meno, ma dovrebbe saperlo. Ma non telefoni a... questa, costa più un tavolo o una Sharma? Ma lo saprà. Un ananas o un Ranch? Ma lei lo saprà sicuramente. Emma, non è un indovinello, no. Non è uguale. Certo. Emma, non... prenditi i tuoi tempi, riflettici con calma. Ti richiamo perché sennò qui perdo il filo. Allora, senta, va bene. Possiamo tornare un attimo ai Black Block, no? Che è un tema sul quale... non dico che arrivo a capirli, ieri sera il figlio della Giugi è andato a distruggere un treno di Italo, l'ha imbrattato tutto con scritte tipo basta coi padroni. Ah, ecco, però scusi, lei che è socio di Italo, quindi lei è uno dei padroni in qualche modo... Ah sì? Sì, se lei è socio. Giorgetto, scusa, mi passi un po' di CIF su quelle scritte. Ecco, sì, le tolga, che è meglio. No, Raimondo, no. Non era Italo? Era l'Italia. Aia. Stiamo servendo il CIF al posto del caffè a bordo. Eh no. Giorgetto, vabbè, scusa, mi ridisegni il CIF, me lo fai più scuro e schiumoso. Mettici un cucchiaino di zucchero. Grazie, scusa. No, Roberto, sei tu e che cazzo? Perché sbaglia sempre. Era la Tozzo, ho appena fatto fare dei moccassini di schiuma e zucchero. Vabbè. Giorgetto, lasciali così, chiamali moccaccini. Fagli la suola di biscotto. No, scusi, no, è un momentaneo. Ma non si può, non si può. No, ma... Ma mi scusi. Che ne telefona? Ma mi scusi, ma i Black Block distruggono tutte le cose a cui tengo io? Ma qua, sì, beh, in qualche modo sì. Ah, ho capito, sono tipo Marchionne, ma meno violenti. Ma lasciamo stare Marchionne che guardi... Ma non... che cosa brutta mi stai dicendo? Capito, ma che peccato, proprio adesso che era pronta la linea... Che linea? La linea qua? Giulia Sofia, quando ha visto in televisione il figlio in piazza che sfondava tutto, è morta di vergogna. E beh, lo immagino. Erano vestiti malissimo. Ma chi se ne frega che erano vestiti? E allora ci siamo detti, ragazzi, volete sfasciare tutto, ma fatelo vestiti eleganti. Ma non fatelo. Io questa sera le voglio fare un cadeau. No, ma non guardi. Entri il primo ragazzo. Che cosa? Cos'è? Cosa? Questo è Federico. Ma chi è questo? Federico Giulio, che indossa un pratico zainetto di Hermès per portare in corteo le bombe Cartier. Ma le bombe
simpatici carta, ordigni sono. Che quando esplodono tappezzano il SUV di rubini e lapislazzuli. Ma chi se ne... Ma non sei... Ma lei è Luigia Maria. Luigia Maria. Luigia Maria in felpa e passamontagna di Ralph Lauren. Addirittura. Notate la Molotov di Dom Perignon posizionata in una pratica glacè termica per essere sempre lanciata alla temperatura giusta. Ma la prego. Ma che cos'è? Carlo Ibleto. Indossa una giacca in double face che diventa felpa con cappuccio per una contestazione veloce tra un consiglio di amministrazione e l'ora di squadra. Notate Rolex con cinturino e cassa color pelle che sembra che non ce l'hai. È perché è vero, meglio non... E per finire ecco la Vinia Sonia. Che indossa una mantellina leggera modello corto che non rimane impigliata nella portiera del vostro coupé. Comoda inoltre per il lancio di uova Fabergé. Ma lascia stare. Notate anche la simpatica spranga Clary in morbido piumino d'oca. Che meraviglia, che meraviglia. Pronto Giulia? Giulia Sofia, dimmi. Sto facendo una sfilata, tesoro. La sfilata la faccio. Oddio, senza... quando? Cosa fermi c'è? Tutti. Oh, ragazzi, Carlo Ibleto, Federico. Carlo Ibleto, che venite non è? Qui. Che non è Carlo Presto, Ibleto? Dobbiamo andare a sfasciare il golf di Como. Ma perché? Perché? Come perché? Hanno rimpicciolito la sauna. Ma chi se ne frega? Presto, saliamo tutti sui nostri Hammer e andiamo a sfasciare tutto. Hammerata! Andrea Zalone! Guardate che bella questa foto. Guarda che bella che è. In primo piano c'è Renzi che fa il discorso e dietro c'è il logo in cui si capisce benissimo cosa sta inaugurando. C'è scritto zoppo, topo, doio. No, scherzo, è chiarissimo. C'è scritto dopo, venite dopo. L'Expo, finalmente. La grande esposizione universale dei cavi elettrici scoperti. Che forte... Che forte... No, 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 dai. Guardate che... L'Expo è bellissima, appena arrivi all'ingresso ti regalano una copia del Corriere della Sera, ve lo giuro, ma no, non per leggerlo, per farci un cappellino da muratore e ti metti lì con gli altri a finire i lavori, gli dai una mano. Appena arrivi l'impatto è impressionante, più che nutrire il pianeta il tema dell'Expo sembra che sia nutrire gli architetti. Ci sono centinaia e centinaia di padiglioni meravigliosi, tra i quali, tra l'altro, un paio già visibili e... architetture assurde, legno, acciaio, vetro, forme curve, a metà tra Disneyland e Fukushima. Come posso farvi capire? Non so, ci vorrebbe un esperto. Me lo portate un esperto? Milano, Expo 2015. L'Italian Style a servizio di un palcoscenico mondiale. Tra innovazione e cultura, una grande occasione per l'Italia del terzo millennio. Ne parliamo questa sera con Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, lifestylist. Buonasera architetto Fuffas. Senta architetto, lei è già stato all'Expo? Cosa vuol dire quasi? Vuol dire che ci sono quasi arrivato, ma non ho trovato il parcheggio. Ah, non ha trovato posto perché era tutto pieno? No, no, proprio non c'era il parcheggio. Ho seguito i cartelli e me ne sono trovato a Brescia. Ah. Poi, però ho visitato Brescia, che è stata un'esperienza incredibile. Brescia, sì. Lo sa che l'hanno finita? Sì, lo so. Però, senta, a parte Brescia, lei i progetti dell'Expo li conoscerà, no? Progetti dell'Expo li conoscerà, ci sono opere delle più famose archistar del mondo, no? Foster, Libeskind, James Bieber, che, tutti amici James suoi. James Taylor, sì, Justin Bieber. James Lo conosco Bieber. Benissimo, Justin Bieber. No, non Justin, James, si chiama James Bieber. Guardi che si sbaglia, Federico, puoi mica cercare su Wikipedia se il cantante si chiama proprio Justin? Ma no, non il cantante, l'architetto, lasci stare Federico. Comunque lei non ha visto l'Expo. No? Ho le foto. Ah, le foto. Non so se lei le ha mai viste, sono qualcosa di straordinario. Io ci ho buttato un occhio l'altro giorno in un dépliant dal parrucchiere, ma solo perché Novella 2000 l'aveva già presa una signora. Vabbè, lei legge. Guardi all'Expo che antenna telecom meraviglioso che hanno tirato su, me la fate vedere per favore? No. Guardi che meraviglia. Ma quale antenna telecom? Scusi, è Vodafone, le confondo sempre. No. Guardi, questo è il simbolo dell'Expo, l'albero della vita. Non so se si capisce...
che non è una gran vita, no, però. Vabbè, però è un'opera. Eppure vede, ora che me lo dice, c'è qualcosa in questo albero che è straordinario. Certo. Io qui vedo un'intuizione progettuale rivoluzionaria, capisci? Ecco, vedo tipo una palma senza foglie. Sì. Che stanno cercando di uccidere con la benzina, eh? Che però rappresenta la vita, capisce? No, no, veramente no, no, non capisco. E allora siamo in due. Vabbè, tu, Federico, hai capito, siamo in tre, benissimo. Perfetto. Prossime foto. Prossime foto, vediamo. Ecco, questo è veramente straordinario. Qui veramente si capisce lo sforzo incredibile che c'è stato per portare a termine tutti i lavori. Beh sì, tra l'altro effettivamente hanno lavorato anche di notte. Eh sì, sì, si vede. Cose del genere alla luce del giorno non ti capitano. No, no. Se vedi quello che ti sta uscendo, ti fermi prima. Sì. Chiami un geometra e gli dici: guarda che ho perso il progetto. Senta, però, scusi, il padiglione Italia mi hanno detto che è bellissimo. Ah, oh, bellissimo. Appena finiscono di spacchettarlo, no, sarà benissimo. No, no, guardi che è finito così, eh. Federico, puoi mica cercare su Wikipedia, per favore, l'imballaggio di polistirolo, se lo lasciano. No, no, ma guardi che... Ah, sì, è finito così, sì. Ma scusi, lei, per esempio, per l'Expo ha progettato qualcosa? Sì, sì, noi abbiamo progettato una cosa straordinaria. Lei pensi che in studio ci abbiamo lavorato 8 anni ininterrottamente? Addirittura. Appena abbiamo saputo che avevano assegnato l'Expo a Milano, siamo subito partiti per evitare ritardi. Capisce? Ah, ma possiamo vederlo il suo padiglione? Federico, ce l'abbiamo una foto dell'opera ultimata? Ah, che bello, cortesia. Vediamola. Sì. Oh, scusi un attimo. No, fermi. Allora, mamma. Scusi, lei quindi... Cioè, per l'Expo lei ha progettato quella casetta? Io ho progettato i gerani. Andrea Zalone! Che vita sarebbe senza la D'Amico a Sky? Certo, certo. Ciao Micaela! L'aspetto a fine partita, c'è un Presidente. Bello abitino, eh? Grazie, se grazie. Fa concorrenza ad amico, eh? L'aspetto a fine partita! Bravo, ci vediamo a fine così, partita. Molto... Dice che l'aspetta anche dopo la partita. A dove aspetta? Ah, se io sono sposata. No, no. Micaela, come Sampdoria. Quasi uguali, anche perché sono ligure anch'io. Ma però è bella, eh? È quasi più bella da amico. È il nostro fiore all'occhiello. No, no, è proprio più bella. Vince Micaela contro ad amico 1-0. Buonasera. Doria, Doria. Doria, Doria. Città di Sampdoria, meravigliosa. Dopo di te c'è solo niente, sempre Sampdoria. Io te lo giuro, li restituisco, battono i cuori con i colori un po' bruciacchiati. Beh dai, facciamolo, e tu dai, compriamolo, dai facciamolo, ten, ten, dai facciamolo su, su. Aspico, aspico che ci sia, sempre Sampdoria. Basta che non va via, il nostro Mihajlovic sempre, piuttosto vendo un cinema. Stavo scherzandolo, dai facciamolo tender, dai facciamolo sul sul, aspico aspico che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura, beh dai facciamolo. C'ho qualcosa sul naso. Buonasera Presidente Ferrero, buonasera, buonasera il microfono. Cosa fa? La fermi la porta girevole. Non c'è, non c'è, non c'è, la prego. La fermi la girevole. Ma stia buono, non c'è una porta girevole, venga qua. Grazie sorella. No, non per questo gesto di carità. Prego, hai fatto commuovere il web. Il web. Clicca qua. Non clicco, guardi, lasci noi stare. Noi del terzo mondo. Ma lei non abbiamo è... tanto bisogno di aiuto, lo sai? Lei non è del terzo mondo. C'è un euro che devo prendere l'autobus per il terzo mondo. Allora, lei non è del terzo mondo, lasci stare. No. Beh, dai, ho fatto la domanda per la tessera. Ma non è un club il terzo mondo. Non discriminiamola, mi faccia entrare lo stesso. Sì, se ricorda? No. Ma dai. No, ma quello... Mi faccio fare una cosa... 1, 2, 3 stella. Cosa c'è? Dove va? Cosa c'è? Ah, oh, dove sono andati tutti? Non lo so, i tifosi della Sampdoria sono andati via, ma... Ma c'è stato un bosco, guarda. No, non era un bosco. Si ricorda il bosco? Non era il bosco, erano tifosi della Sampdoria. Che belli con i funghi, si ricorda? No,
No, lasci stare i funghi. Non buoni, mangiate i funghi. No, 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 no. Lasci stare. Ti ricorda quella canzone, sì, possiamo... quella bella che si canta sotto la doccia? Quale? Dai, qual... facciamo la doccia insieme. No, 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 no. Ma no, la... lasci sta, la prego. Ammazza quanto è freddo, no, mezza pure. No, no, no. Ciao Premium, ah, ciao Micaela. Sì, Micaela. Bacca sì. Pal vestito, no, per Micaela. Sì, va bene. Io non sono Micaela. Fatti due mescette. No, dai. Non sono Micaela. Mescettati. Non sono Micaela. Sei Ilaria? Non sono neanche Ilaria. Oh, ma quanti sei? Ma no. E scegliene una, dai, scegliamolo. Perché io molo, molo. Non sono né Micaela né Ilaria, d'amico. Maresciallo, se potessimo. Giuro, stavo solo chiedendo informazioni. Ma non, non c'è. Mi sono perso. Che anno è? Appunto, siamo nel 2000. Ecco. Con te ci vediamo al solito posto. No, ma la, per fa... Mettete qualcosa di carino. Basta, allora. Lei è ossessionato da questa Micaela Calcagno di Premium, no? Gli abbiamo dedicato anche una canzone, sì, del grande Claudio Coglioni. Baglioni. Strada facendo. Strada facendo. Bellissima Baglioni, canzone. Baglioni. Dai, facciamoci un po' per strada. No, dai. La prego. Ma passiamo, parliamo strada di... Strada facendo, vedrai, sì, che non sei più da tra... No, era da solo, peccato. Beh, i number one. Sì, quello è ciao sette. Premio, number sì, ma one. Ma lasci stare, allora, non mi sembra... Possiamo parlare di calcio? Parliamo di calcio. Povero calcio. Perché? Cosa... Ci ha lasciato all'improvviso. Ma no, ma no, ma no. La moglie e i piccoli. Sì, mandiamo no, un aiuto alla famiglia calcio. Ma non è una... Al numero 3, 4, 3, 3, 15... Pi greco nel di 8 grifone da S. Vabbè, comunque... non. Ciao calcio. Sì. Buonamattini. Cosa? Cosa stai tranquillamente dicendo? Alle braccia abbandonati del Signore. Sì, allora, ci pensiamo noi. Va bene, ma calcio nel senso di sport. Allora, senta, con il Milan non è andata benissimo. No, parliamo seriamente. Calcio è amore. Sì. Il calcio si gioca con le famose due T, testa, gamba e culo. Perfetto. E a proposito, un saluto alla cara Micaela. Ma basta con sta Micaela. Se non ricorda quel film? Ma quale? Capolavoro. Con Gianni Nicholson. Jack Nicholson. Che sì, poi dove c'è il coso che l'indiano la mette la camicia di forza. Sì, qualcuno volò sul nido del culo di Micaela. No, no, non era così. Guarda, cerchiamo di parlare di calcio. C'è tanta gente della Sampdoria che vuole avere da lei delle... Si è stagato delle... il baffo. Vabbè, ma guardi almeno. Chi batte? Eh? Cosa? Siamo 40-15. No, no. E dai, impegnati, ma dai. No. Vuoi che vado io a rete? Non stiamo giocando a tennis. Ma questa non è una racchetta. No, è un microfono. Questo qui ma è un microfono. Ma giochi a tennis col microfono? No, infatti no, non stiamo giocando. Allora è colpa tua. Senta, se stiamo perdendo. Va bene, dai, possiamo parlare seriamente di calcio. Allora, la Samp è al centro del mercato, no? Mihajlovic forse l'anno prossimo lascerà la squadra. Se potesse dire qualcosa... chi non se lo ricorda, chi? Il povero sinistra, Melaj Mijatović. Sinistra Mijatović. Strappata veramente... questa vita che tanto ma no, amava. è vivo, salutiamo. Glielo vuole dare l'estremo saluto? No, c'ho perché... le ceneri in tasca. Ma ci sta. Sono di prima qualità. Ma possiamo... A gente, glielo giuro, no, sono ceneri. Ma posi... per favore... Posi il manganello, gente. Non è un manganello. Me ne sono trovato, no, per caso nel portabagagli, okay, ma la macchina non era mia. L'ho presa in un parcheggio. Dicendo? Il caso è chiuso. Complimenti, Jessica Flash. Ecco, posto. Senti, io non sono la signora in giallo. Invece, ci può dire del nuovo allenatore della Samp? Chi sarà? Chi ecco sarà? Chi sarà? Chi sarà? Tra. Perfetto. Chi sarà? Che sei, della brunetta di quelle che lanciavano, no, i soldi e quegli altri beni dei zeppi? No, beh, vabbè, dai, un mito, se ne ricorda. I ricchi e i poveri non sono la brunetta. Te sei tinta? Non sono tinta, io non... Me la fate espormela una cosa? Sì, oh, ecco. La tinta, sì, è vita. La tinta è vita. Io, vabbè, voglio unire le tre T, calcio, sì, culture, tra... Tra, una c'era. Me la fa dirmela una cosa da Micaela Calcagno. Basta, ci sente Micaela? Non io lo dico so che ci sente. Ma no, non saprei, ma lasciamo... Io penso che ci sente anche da lassù. No, è viva perché... però, è viva, è viva. Lo sai che la donna è più sensibile? Sì, la donna è un... Sente bello anche il terremoto, la donna. No, 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 non si inerpichi. Lo sai che un anno nostro sono 7 anni loro? No, 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 no. No, adesso se lo ricorda il film? La prego. Se lo ricorda il film? Io sogno un grande cinema con la pizzeria, lo stadio, i giovani possono prendere, ragazzi, la pizza. Mentre guardano il film. Non si capisce cosa sta... Me lo dai un euro per una benzina? No, non, io voglio fare... Ho la macchina ferma, la vedi? Non c'è nessuna macchina. Non me lo dai un euro per comprare la macchina? Ma no, ma non... C'è una carica di benzina, non so dove mettere. Allora, senta, allora, va bene, su Mihajlovic non si esprime, ma sui cinesi che vogliono comprare il Milan, beh, cosa dice? Sono come noi. Oh, beh, sì, quello... Io a casa ne ho adottati 4. Ma sono cose sue. No, va devo bene dire che questi Milan mi hanno stupito, puliscono, che è una meraviglia. Sì, no, ma... Cinesi tutti appesi. Non lo dica, allora, no, 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 è una frase, guardi, sono frasi un po', è una frase un po' fascista, come saluto romano, meglio, bah!
Un saluto al caro Romano, no, lo faccio con piacere. Saluto, ciao caro Romano. Senta, va bene, senta, restiamo a Milano perché domenica c'è il derby. Beh, derby, usanza tipica di Doria, no, ma ormai c'è dappertutto, sti derby sono peggio dei cinesi, ma no, ormai ma non ci sono più bar italiani, sono bar dei derby. No, possiamo fare l'intervista seria? Cioè, Micaela number one, basta, anche meglio della D'Amico, se la ricorda D'Amico? Se la ricorda quella che inzuffola con Buffon? Sono cavoli loro. Capolavoro, dai. Capolavoro non lo so, però. Ilaria, amico, number one. Basta. Bella, bella come una scultura de miche. L'angelo. È arrivato l'angelo. No, mi completavo. Beh, è in anticipo, dai. C'è nero per dargli le cose così non mi porti via. Ma no, non... Non glielo permettiamo. Ma no, guardi, nessuno lo porta via. Dai, sono ancora giovane, ma vai tu al posto mio. Ma non devo andare da nessuna parte. Cos'è sto vento? Non c'è niente. Stiamo andando de Burina. No, Bolina. Attento al boma giù. Attento al boma giù. Attento al boma giù. Non siamo in Barcavela, non c'è neanche il mare, non c'è niente. Boh, se lo ricorda il mare. Ma sì, ma non c'è. Non c'è più, salutiamo il mare. Se lo ricorda la canzone. Sì, grazie. Ciao, ciao. Tra, ecco appunto, salutiamo il mare. Tra. Andiamo via, va. Tra. Grazie. Mare, tra. Mare, tra, 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 tra. Di Scialla, Frugnaro, dopo capirete perché, innocenti evasioni. Ciao Scialla, come butta? Ma l'ho detto che quest'anno non pago le tasse. Ma cosa stai dicendo, Frugnaro? Mi sono informato, non va compilato più il 7.40. Ma cosa dici? C'è già il 7.30, lo fai col computer, ci metti mezz'ora, dai. Lo so. Io sono all'antica e scrivo a matita, cos'è sto computer? Frugnaro, tu hai una Ferrari, ma dichiari uno scooter. È usata. E tra le detrazioni ricordati di non barare. No. Il volante in pelliccia del Porsche lo potrò scaricare. Riempi quadri e poi firma qui, la biro non ce l'ho più. Il ritenzione in su, sei costretto a pagare di più. E se scarro poi c'è l'arresto, no. Ho preso tutto da papà. Eccomi. Ma chi se ne frega? E anche la mamma, eccola qua. Buonasera. Sì. Ho dichiarato che oltre a te. Sì, cosa? C'era un altro bambino. Hai capito che infanzia? Cosa c'entra? Ma che mi interessa? Avevo corrotto anche un dottore. Per qualche assegno familiare. Ma qual era l'obiettivo? Con l'obiettivo di truffare, sì, chi? Un pochettino. È un fatto genetico. No. Non è un fatto genetico. Ma no, è genetico. Non c'è per niente il DNA. È che tu vuoi pagare la metà. Ma la metà. Io metà. Non sono scemo, no, per niente. No, ma chi si permette? Tu sei mica. Sì? Nulla tenente. Papà, dice qualcosa. Parlo io. Scusi. Sì? Ci ha provato pure stavolta. E che proprio non voleva pagare perché. E padre è più forte di me. Non lo arresti, per favore. Detraggo Rolex d'oro. Non si può. Lo yacht a Portofino. Controlliamo. Risulta di mia zia. Anche lei portiamo via. No, zia Fernanda no. Vorrei vedere il prospetto. Ma che prospetto? Prima di venirmi a con te. Io mi arresto tutti, mi arresto. Matto, non ci può restare tutti e tre. Che io sono una cieca, esatto. Ma c'hai l'iPhone, guardi che sincera. E che cazzo questa è sfiga nera. Ti pignoriamo. Cosa? Tutte
non c'ho il testato, nemmeno il su, nemmeno il su. E questa Villa Pomezia, Villa Pomezia, è un'eredità, è un'eredità. Faccio ricorso e poi si vedrà, puoi patteggiare, poi si vedrà, poi si vedrà. No, non farò una fattura. Grazie. Bentornati a Ketzinger della Buonanotte. Ketzinger, un programma talmente fatto male che nemmeno i cinesi si prendono la briga di copiarlo. Ketzinger, matrimoni e menzogne. Perché sulla crisi del settimo anno nessuno dice che poi dura i successivi 25? Ketzinger, misteri dei modi di dire. Cercare un ago in un pagliaio. Ma prendere un altro ago, no? Ce ne sono milioni, ti serve proprio quello del pagliaio? Pericoli della storia, il revisionismo storico. È davvero una minaccia? Ne parleremo con un simpatico pittore austriaco, Adolf Hitler, Perù! Ketzinger, 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 Perù! È vero che i combattimenti sudamericani, dopo aver pranzato al ristorante, si bevono un tupo amaro della casa? Ketzinger, i grandi sondaggi di Ketzinger, l'opinione pubblica è facilmente manipolabile? Se risponderete sì, una cesta di salumi in omaggio. Ketzinger, è vero che una vita sessuale insoddisfacente porta a improvvisi eccessi di rabbia? Che cazzo! Ketzinger, 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 Ketzinger. Città da scoprire. Ma nel comune di Anzio sono tutti anziani? Ketzinger! L'uranio impoverito è un metallo che ha fatto degli investimenti sbagliati. E per finire, le grandi domande di Ketzinger. È vero che prima dell'invenzione della scrittura ti arrivavano solo messaggini vuoti? Ketzinger! Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. A venerdì prossimo. Adesso c'è Enrico Mentana e il suo bersaglio mobile, evidentemente. Ciao, a venerdì. Belfiore!